ci sono. Bene, buongiorno a tutti, grazie della presenza per questa importante iniziativa. Intanto salutiamo anche gli amici di Facebook, della pagina del Comune di Castel Bolognese, per questa importante iniziativa, per questa conferenza stampa di presentazione di un progetto che, come sapete, è un progetto non solo importante, ma che segna il tempo di Castel Bolognese. Uno di quei progetti è l'avvio di un percorso che davvero sarà destinato a segnare i prossimi anni, i prossimi mesi, i prossimi anni di Castel Bolognese nell'ambito della solidarietà, della carità e dell'aiuto e nel mettere al centro le persone. Prima di iniziare, ecco, a raccontarvi questo progetto, questa iniziativa, permettetemi di presentarvi le persone che sono qui a fianco a me nel tavolo. Dopo, per gli amici di Facebook, sposteremo anche l'inquadratura per farle vedere. Sono tre donne che ci hanno aiutato in questo percorso e poi per arrivare quindi all'obiettivo di cui parliamo. Alla mia destra Cristina Bassi, responsabile di area di 3D Agricole. Poi dopo spiegheremo il motivo per cui 3D Agricole è qui con noi questa mattina alla conferenza stampa. Alla mia estrema sinistra Esther Ricci Maccarini, la nostra vice sindaca, la coordinatrice di tutto questo, coordinatrice e punto di riferimento di tutte le associazioni sociali per quanto riguarda naturalmente il lato del comune. E a fianco a me Iris Gavagni Trombetta, che è la coordinatrice del progetto dell'Emporio Solidale. In sala vedo e le ringrazio tante persone di tutte le associazioni del tavolo sociale che in questi mesi, in questi anni, sin dal 2014 ad oggi, hanno collaborato insieme con spirito unitario per dare un messaggio di vicinanza alle tante persone che di Castel Bolognese in un qualche periodo della loro vita si trovano in difficoltà. Un messaggio che è poi diventato concretezza nelle tante azioni che il tavolo sociale ha portato avanti in questi anni. Le cito, me le sono segnate, vi cito, vi saluto perché è giusto che lo faccia. Abbiamo il presidente della Caritas della diocesi di Imola, Alessandro Zannoni, che ringrazio. Per la misericordia abbiamo Pasquale Cornazzani, Deus ex machina di questo movimento della misericordia che Gio Castello in particolare, poi dopo ci arriveremo, è stato un po' il primo passaggio fondamentale per poi arrivare all'Emporio Solidale. Poi abbiamo per la Caritas Francesco Poggiani, che ringrazio, Roberto Silvagni per il CAV, per l'associazione Casa Novella San Giuseppe Francesco Biondini, anche lui che ringrazio, Nives Pandolfi per l'ANFAS, per la Proloco c'è scritto che non possono essere presenti nel Presidente nel Vice, ma li salutiamo, Bambi e Dari, per l'Associazione Papa Giovanni abbiamo Loredana Cossu, che ringrazio, per l'Auser non riesce ad essere presente Francesca Ram, però anche lei la ringraziamo per il supporto. Poi dopo abbiamo per l'Avis Paduano Antonietta, che eccoci, che eri dietro allo schermo, grazie. Leonardo Rossignoli, grazie. Perché siamo qui? Un po' l'abbiamo detto, un po' l'abbiamo scritto nel comunicato, per un nuovo percorso e per l'Emporio Solidale. L'Emporio Solidale ha questa opportunità, faccio un po' di premessa, poi do la parola alle persone che sono a fianco a me. È stata un'opportunità che ha avuto la misericordia di Castel Bolognese, l'ho detto a Loredana, della Papa Giovanni. Non dobbiamo dimenticarci di nessuno. L'ho detto a Loredana, vedi? Ma mi correggono, ma suggeriamo. Questa opportunità che ha avuto la misericordia, e esprimo il mio sentito ringraziamento per averla messa sul tavolo e per averla condivisa.
non solo e non tanto con l'amministrazione, ma con tutto il tavolo sociale. Questo dà il senso di Castel Bolognese, ce lo siamo detti tante volte, qual è l'identità del nostro comune, è l'identità di una comunità di persone che in un momento di difficoltà o quando c'è un'opportunità si stringe, si raccoglie, si mette insieme e cerca di trovare una soluzione. E questo è davvero un elemento non positivo di più che caratterizza davvero la nostra comunità. Quindi parte questo percorso, Esther, Pasquale, Iris e le tante persone che iniziano a pensare a come mettere insieme questa idea, e ci troviamo di fronte subito, come spesso accade, di un problema. Bellissima idea, con chi lo facciamo, ma soprattutto, perché con chi era abbastanza scontato, era il tavolo sociale, ma soprattutto dove lo facciamo questo fuori? E abbiamo trovato, ed è il motivo per cui c'è qui con noi Crédit Agricole, una forte e bella disponibilità da parte di Crédit Agricole, che come sapete è la filiale sotto i portici, nel dare un comodato alla nostra comunità un locale che è ad oggi sfitto. E quindi questo locale, che è sfitto non solo ad oggi ma già da diverso tempo, sarà la nuova sede di questo emporio solidale, in un luogo che dà anche un significato, perché non nascondiamocelo, quella parte dei portici è la parte un po' più abbandonata, che ti dà un po' più la percezione di degrado. E quindi unire questo sentimento di aiuto e di carità verso il prossimo in uno spazio che diventa luogo di, non dico rigenerazione perché è una parola un po' abusata, ma sicuramente di riconversione, di rilancio, di ripartenza di un locale che è un po' vuoto, è un segnale molto importante per tutta la comunità. Attorno a questo si è creato quello che Castel Bolognese sa fare meglio, cioè un movimento positivo di collaborazione che citavo anche prima e che su cui l'amministrazione con Esther abbiamo condiviso sin dal primo giorno, cioè impegnarci anche economicamente in questo movimento e destinando come spesa di start-up, come spesa di inizio, come contributo per far sì che non solo si capisca che ci crediamo ma chiediamo anche un aiuto concreto, una quota non irrisoria di 20.000 euro per partire in questo progetto, in questo sogno, in questa avventura. E quindi tutto questo per dirvi che cosa, poi chiudo perché l'ho già fatta troppo lunga, per dirvi che la buona notizia davvero è che la comunità di Castel Bolognese dalla pandemia coglie un'opportunità che è destinata a segnare i tempi, che ci lascerà nei prossimi mesi, nei prossimi anni una collaborazione, una nuova casa per tutto quello che è il settore sociale, il settore delle persone che soffrono, che si trovano in difficoltà, ridando dignità a queste persone. Ed è un'iniziativa di cui essere orgogliosi e sulla quale, proprio perché ne siamo tanto orgogliosi, occorrerà lavorare moltissimo, perché sappiamo che di problemi ce ne saranno sempre. Abbiamo un sentore che purtroppo ce ne potranno essere sempre di più. Sappiamo per esempio delle due grandi fratture che andremo a vivere nei prossimi mesi: da un lato il blocco dei licenziamenti che finisce, dall'altro la riapertura delle possibilità di sfratti per le nostre famiglie. Queste due cose, che sembrano scollegate, in realtà insieme rischiano di causare una bomba sociale. Ecco, se noi di fronte a quella che può essere un problema ci teniamo la mano, siamo tutti uniti e abbiamo un unico obiettivo, cioè tu hai dei problemi, non mi interessa chi sei, mi interessa darti una mano, naturalmente con controlli ex ante ex post tramite servizi sociali, tutto questo ci tengo a ribadirlo, non è una elemosina generalizzata, è un impegno sociale profondo, strutturale. Bene, noi in questo contesto qui diamo il significato forse più bello, che è quello che nel momento del bisogno non sei da solo e ridiamo dignità forse un po' di più alle persone. Quindi davvero vi ringrazio, questo giorno è uno step, perché poi la vera festa mi auguro ci sarà quando faremo l'inaugurazione, però è sicuramente uno step intermedio ed è un giorno dedicato non tanto a noi, mi permetterete, che stiamo in questa parte del tavolo, a parte Iris, ma tanto a quelli che stanno dietro la telecamera e che in silenzio, con umiltà, con spirito di carità,
sacrificando molte volte anche tempo libero, tempo da dedicare alla famiglia, tempo da dedicare alle proprie passioni, si dedicano invece al bene comune. Questo è il messaggio forse più bello che possiamo lasciare a tutti quelli che ci ascoltano. Io mi fermo qui, do la parola subito ad Esther, che è la nostra vice sindaca, alla quale però chiedo di attendere un attimo che sposto il microfono. Grazie, grazie a tutti intanto per essere qui. Diciamo che do continuità un po' a quello che il sindaco di appena ci ha raccontato. Questo è un emporio che è solidale e lo è ancora prima di nascere. Perché? Perché infatti grazie alla collaborazione di tutte le 9 associazioni che oggi sono qui presenti e che fanno parte del tavolo sociale, tavolo che è stato istituito da questa amministrazione nel 2014 ed è coordinato dall'assessorato ai servizi sociali, insieme proprio in questi anni si è cercato di rispondere ai bisogni del territorio, mettendo in rete un po', diciamo, tutti i frutti e tutti i contributi che potevano essere cioè, presenti. E portare avanti questo progetto è stata un po' la conferma che insieme è meglio che soli. Quindi questo è proprio un frutto di lavoro di squadra dove pubblico, terzo settore hanno affrontato insieme con un senso di responsabilità e coesione c'è questo percorso che è stato in questi ultimi mesi, anche anni possiamo dire, dovuti anche al problema dell'emergenza Covid, abbiamo perché insieme abbiamo saputo rispondere ai bisogni del territorio cercando di farlo nei migliori dei modi. E per arrivare ad investire maggiormente sulla persona, sui loro diritti e sulla loro diversità. E l'emporio è l'esempio emblematico, cioè di quello che andremo a portare avanti. Questo emporio sarà un luogo dove andremo a costruire e a dare più vita alle politiche sociali dei prossimi anni, perché sarà anche una riqualificazione della solidarietà e della dignità della persona che andremo ad aiutare. Sarà un luogo, sarà un punto di riferimento per tutti i cittadini, sia per quelli che avranno bisogno, diciamo, di queste risposte, ma anche per quelli che in qualche maniera potranno mettere in circolo la solidarietà e darci una mano per poterlo far continuare questo percorso. La persona che usufruirà di questo servizio, con una tessera a punti che poi vi spiegherà meglio Iris, si muoverà sicuramente in piena indipendenza affinché questo abbia una funzione educativa, perché responsabilizzerà maggiormente la persona, la quale potrà, diciamo, avvicinarsi ai bisogni acquistando lei personalmente il bene di cui necessita. E questo ce l'era fatto in maniera diretta, riacquisendo proprio anche quella dignità personale che a volte, diciamo, manca nei passaggi che sono stati fatti. Le associazioni che fanno parte di questo emporio continueranno ad accompagnare queste persone in un percorso di ascolto e questo ascolto, diciamo, che sarà fatto in maniera ancora più attenta proprio per poter portare la propria autonomia sia economica e anche di autostima per queste persone che si avvicinano a questi bisogni. L'emporio, questo negozio, creerà un ambiente tipico della vita comune e diminuirà così l'impatto pratico e psicologico che a volte si avverte nell'assistenza del bisogno. E questo permetterà di dar voce, più valore all'umanità e sarà un patto di corresponsabilità che faremo tutti insieme, cioè noi dell'amministrazione assieme alle associazioni del tavolo sociale, che io ringrazio ancora perché questo è un traguardo che dimostra la maturità di persone che insieme cercano di dare una risposta al bene comune. Grazie. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie al sindaco e all'amministrazione per l'invito. Sono Cristina Bassi di Credi Agricola, sono la referente, la responsabile di ARA, della zona Centro Romagna, quindi seguo la filiale di Castel Bolognese, sulla Rolo, tutta la parte del Faentino e dell'Ughese. E devo dire, mi ria-
riallaccio alle parole del sindaco e del vice sindaco, diciamo che oggi si concretizza un bel progetto che è stato voluto dalle persone, quindi nel momento in cui si crea una bella sinergia fattiva e porta ad un risultato, ad una realtà che sta prendendo corpo ed avvio, devo dire che sono fiera di poter rappresentare l'azienda, quindi Credi Agricola, che ha messo a disposizione un locale appunto incomodato per finalizzare questo progetto. È importante contestualizzare il momento perché appunto richiamavo il sindaco del momento economico che tante famiglie e la nostra economia sta attraversando, quindi non dobbiamo mai assolutamente dimenticare come fattivamente un'azienda anche bancaria può fattivamente inserirsi nel territorio, supportare le famiglie, accompagnarle nelle scelte vitali della vita, del percorso con i momenti essenziali e anche aziendali per molti imprenditori. Quindi ringrazio nuovamente per questa opportunità e saluto tutti. Oggi faccio ginnastica. Iris. Sono molto piccola. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Io mi occupo della parte operativa di questo progetto. Gli empori solidari ormai sono una realtà nell'Emilia Romagna ma anche in tutta Italia. Per noi lo stimolo alla realizzazione di questa iniziativa è stata la possibilità di accedere a un finanziamento della Confederazione Nazionale delle Misericordie che ha messo a disposizione le risorse per l'installazione delle scaffaldature, per la formazione del personale che dovrà operare all'interno dell'emporio e che in realtà ha messo anche tanta carica emotiva, tanto desiderio di espandere questo progetto e di esportarlo possibilmente in tutta Italia. Io personalmente ho partecipato al corso per la KCCP finalizzato proprio alla gestione dell'emporio e ho incontrato in videoconferenza persone dell'Italia centrale e delle isole, quindi Sicilia, Sardegna, cioè c'è davvero tanta voglia di portare un aiuto. A giorni nel locale di cui già vi ha parlato anche la responsabile di area del Credito Agricole inizieranno i lavori per un minimo di sistemazione, quindi la verifica dell'impianto elettrico che sia norma, i lavori idrici per sistemare il bagno, l'imbiancatura, insomma i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per portare il locale in sicurezza. Ho già una lista piuttosto nutrita di volontari che si sono dichiarati disponibili a collaborare e ci sarà bisogno di tante persone perché le attività da svolgere sono tante. Abbiamo come comitato di gestione abbiamo pensato per ora a partire con due giornate, e cioè un pomeriggio e una mattina, e quindi ci sarà ovviamente l'impegno dei volontari ad aprire, a tenere aperto l'emporio e a dare assistenza alle persone che lo frequenteranno, ma in realtà ci sono tante altre attività. L'attività principale è di accogliere le persone che chiedono aiuto, e questa è un'attività che ogni associazione svolgerà secondo i suoi tempi, ritmi e secondo la prassi che ha seguito fino ad oggi. Poi abbiamo bisogno ovviamente di volontari che curino gli approvvigionamenti, quindi che vadano al Banco Alimentare a Imola a prendere le derrate e nei supermercati di Castel Bolognese che già hanno dato la loro adesione al progetto.
progetto, cioè ci assisteranno sia fornendoci derrate a lunga conservazione anche fresche, ma ci assisteranno anche offrendoci degli sconti sui prodotti che dovremo necessariamente acquistare. Prima il sindaco vi parlava del contributo di 20.000 euro che è stato destinato all'Emporio e che ci servirà per acquistare quei prodotti che non ci provengono né dal Banco Alimentare né da altre fonti. E poi avremo bisogno di volontari che curino anche la manutenzione del locale, che provvedano a rifornire gli scaffali, quindi c'è ce ne sarà per tutti noi, per tutti quelli che hanno già dichiarato di voler lavorare in questo servizio. Io al momento mi fermerei perché ci sono anche tante altre cose da dire, però eventualmente se c'è qualcuno che... Eccoci, allora intanto vi dico, se volete fare, intanto chiedo se ci sono domande. Sui tempi la domanda, Iris, prego. Ho detto che a giorni inizieranno i lavori, se arrivano anche gli allacciamenti di acqua e energia elettrica, noi pensiamo a settembre di inaugurare, diciamo la prima decina di settembre, ecco. Grazie, intanto Esther mi ricordava di sottolineare una cosa importante, cioè la collaborazione stretta con i servizi sociali, quindi è un qualcosa che non va ad aggiungersi in maniera scoordinata o a mettersi in un campo inesplorato, no, è all'interno di quel circolo virtuoso, che di quella catena di comando che l'amministrazione sin dal marzo dell'anno scorso, ha sempre avuta, ma dal marzo dell'anno scorso, da quando siamo entrati in pandemia, ha messo in piedi per garantire l'erogazione, considerate a livello economico, tre giri di buoni spesa più i contributi e le donazioni, siamo intorno ai 200.000 euro complessivi di donazioni erogate, e quando tu eroghi così tanti soldi devi anche porti l'interrogativo di a chi vanno, e quindi avere i pesi e i contrapesi, come si suol dire, no? Quindi i controlli ex ante rispetto a tutta una serie di parametri e un raccordo forte tra amministrazione e volontariato vuol dire poi entrare nel dettaglio della conoscenza delle persone ed evitare che i cosiddetti furbetti se ne approfittino, perché è davvero sgradevole. Su questo l'impegno è massimo, e grazie al lavoro degli assistenti sociali di Castello, dei servizi sociali non solo di Castello ma anche dell'Unione, ci tengo a ringraziare la dottoressa Caranese, dirigente dei servizi sociali dell'Unione, si riesce a fare questo lavoro di squadra, gioco di squadra. Adesso io chiederei, se non ci sono domande, ai nostri ospiti se vogliono dire qualcosa, volentieri, a favore di telecamere, se non sono timidi. Pasquale, vuoi dire qualcosa? No? È difficile dire qualcosa, avete già detto tutto. No. Vieni qua. Vieni qua. Senti il microfono, va. Non è facile aggiungere quello che è stato, tutto quello che è stato detto. Mi preme però sottolineare il periodo della pandemia, del Covid, che effettivamente ha dato un grosso aiuto nel contribuire a crescere questa solidarietà, perché non dimentichiamoci che la raccolta fatta sia dall'amministrazione che dalle associazioni hanno portato delle cifre che si sono aggiunte a tutti i contributi che sono arrivati a livello nazionale per poter arrivare a quei 200.000 euro che diceva il sindaco, e questo è stato un segno molto importante. E in questo periodo posso garantire che vicino a tutte le nostre associazioni si è creato anche quel senso di comunità.
città di sottolineare il sindaco, perché ci ha permesso di fare le consegne anche porta a porta in un momento non facile subito, perché effettivamente non sapevamo, di fronte ai casi che erano in isolamento, che cosa trovare volontari che prestino la loro disponibilità anche a questo, e facevamo qualcosa come 80, 90, 100 consegne di pacchi alimentari, di generi alimentari, presso le famiglie. Ecco perché l'importanza, e forse lo spirito e lo stimolo che ha dato tutte le successioni, di creare proprio questo emporio, perché comunque era sempre abbastanza umiliante per chi riceveva questo pacco vedere un attimo, no, come sta facendo adesso che va a casa, a Caritas, a Confratelli, insomma, ricevere questo pacco. Adesso vai tu in un negozio a prendere le cose che ti servono, ha molta più dignità che non questo gesto di carità così additato eventualmente da quelli più facili che vogliono dare le loro interpretazioni singolari, perché non possiamo mai giudicare noi, dobbiamo, lasciamo che ci giudichino gli altri, non cadiamo, scivoliamo in questa pessima abitudine di criticare sempre quello che facciamo, perché fanno gli altri, facciamo, rendiamoci protagonisti, facciamo qualcosa, se tutti facciamo un pezzettino riusciamo a costruire tante belle iniziative, tante cose, come questo ci credo fino in fondo a questa bellissima iniziativa, che sta andando avanti molto bene. Speriamo fatto più presto. Grazie Pasquale. No, citava prima Pasquale gli aiuti, considerate che quei 200.000 euro che dicevo, 150.000 sono i fondi che il Comune tramite il Governo ha messo sul piatto, quindi tre giri da 50.000 euro, e il resto sono donazioni arrivate o al comune o al tavolo sociale, quindi è una cifra sorprendente da un certo punto di vista. C'è qualcun altro che vuol dire qualcosa? Non so, il nostro ospite imolese, Alessandro. Visto che viene da fuori. Ho un'esperienza del tavolo che quella del sì, e intanto grazie per l'invito. Io non ho alcun merito per sedere a questo tavolo, nel senso che sono direttore da meno di 2 mesi, quindi l'interlocuzione che c'è stata precedentemente con quel tavolo sociale, con l'amministrazione, è da ascrivere al mio predecessore, ecco. Ma sono qui per ribadire la disponibilità sicuramente ad un accompagnamento, ecco, se ci fosse la necessità, e anche ad uno scambio, ecco, di esperienze, perché effettivamente questo è il secondo emporio solidale che nasce sul territorio di Cesano. Io sono direttore, presidente del vescovo, non per correggerti, ma e non sia mai che sono solo direttore. È il secondo emporio solidale che nasce sul territorio di Cesano, di cui appunto fa parte a Via Seghino, fa parte anche Castel Bolognese. E a Imola ormai questa esperienza è consolidata, sono 7 anni che l'emporio è attivo, e con un'esperienza simile anche a questa, ecco, per come è partito, per come si è costituito, cioè da associazioni dal basso che sentono il desiderio di rendere più efficace anche l'intervento che va a favore dei beneficiari, chiamiamoli anche partecipanti in qualche modo, perché c'è una partecipazione, una reciprocità anche nella relazione che si viene ad instaurare con le associazioni che sono coinvolte, con i volontari, c'è una relazione. E in questo periodo comunque abbiamo visto come si risponda meglio appunto a questi bisogni che sono presenti sul territorio, e anche l'altra cosa, come facendo insieme cresca anche la collaborazione tra gli enti che sono coinvolti, ecco, perché poi ci si accorge con mano che non ci sono delle persone, dei poveri che sono i nostri, altri che sono di un altro, cioè le persone, noi non siamo qui per difendere il nostro orticello, no, ma proprio per fare in modo che nascano delle azioni generative, ecco, sul territorio, come immagino sarà questa, ecco, quindi niente,
grazie, buon lavoro e teniamoci in contatto, ecco, perché fa parte anche del mio mandato quello di essere accanto appunto ai vari territori rispetto ad azioni proprio come questa. Grazie Alessandro per il tuo contributo, direttore, anche se il buon Giovanni, il nostro vescovo, si sa che nomina un altro come presidente, si fa una grande risata, ecco, secondo me non si offende. No, chiederei, ecco, se qualcun altro del tavolo sociale, a me fa piacere, se qualcuno vuol dire qualcosa, portare la testimonianza di quello che è stato dal 2014 ad oggi il tavolo sociale. Questa è una consacrazione per il tavolo sociale, se volete dire qualcosa, se nessuno vuol dire niente, cenni di sì o di no, Esther, devo obbligare qualcuno a dire qualcosa, Francesco. Allora, ecco Francesco, benissimo. Ne arrivo. Questo non è che il terzo di un bellissimo gesto che nasce all'interno di questa comunità. Abbiamo già nella nostra città un negozio di oggettistica che è stato pensato per le persone che sono in difficoltà economiche e che quindi necessitano anche degli strumenti con i quali cucinare le proprie vivande. L'altro, molto importante, è il passamano. Anche questo viene da una lunga esperienza di collaborazione che la Confraternita della Misericordia, assieme alla Caritas e anche alle associazioni di volontariato, ha messo in atto, proprio perché anche in questo modo, non certo per le derrate che stanno a scadenza, ma per gli abiti che non vengono più usati, per tutte quelle situazioni nelle quali anche il vestiario rappresenta un problema di acquisto e serve anche nel suo piccolo a finanziare l'attività della confraternita, perché anche se solo un pezzo viene venduto a 5 centesimi, se si raggiungono 40, 50, 60 euro nelle mezze giornate di apertura, significa che c'è un certo tipo di affluenza, un certo tipo di contatto, un certo tipo di comunicazione, una relazione vera, viva, che è continuata anche nel periodo con tutte le limitazioni del lockdown dovuto alla pandemia. Quindi questo è un progetto che si inserisce in una strada già aperta, ben definita, che può portare solo ad un aumento della solidarietà e della grande anima che il volontariato ha nella nostra realtà comunale. E questo va a onore dell'amministrazione comunale, degli assessori, del sindaco, di quanti sono occupati di questo, di tutte le associazioni che si sono messe così con grande disponibilità attorno a un tavolo. Il tavolo sociale rappresenta veramente il precipitato dell'esigenza di dare un volto al bene comune. I confratelli della misericordia postavano la buffa perché non volevano farsi riconoscere. Oggi in parte portiamo la mascherina e quindi ci si riconosce un po' di meno. Anche Pasquale aveva fatto fatica a riconoscere Zannoni e mi aveva sgridato perché non ve l'avevo presentato. Ecco, abbiamo un po' la buffa e spero che presto ci toglieremo anche questa buffa da fronte al nostro sorriso, al nostro volto, e che questo sia un modo anche per avvicinare ancora di più quelli che nella nostra realtà comunale hanno veramente bisogno. Lo diceva Zannoni prima, si creano dei percorsi di corrispondenza, perché chi viene aiutato poi diventa anche aiutante. Questo l'abbiamo visto soprattutto nei grandi centri a livello nazionale per quanto riguarda le mense, ma anche per quanto riguarda gli empori. Speriamo che anche questo nostro emporio diventi
non sono un centro in cui si dà sollievo alle esigenze economiche dei cittadini meno abbienti, ma che serva anche a creare nuove relazioni e dia continuità a questo bel servizio che ci approssimiamo a fare. Grazie. Grazie Francesco, se non ci sono altri interventi io mi avvierei alla conclusione di questa mattinata, di questa iniziativa. Ringrazio tutti i partecipanti naturalmente per averci dato il loro contributo sia questa mattina sia nei mesi scorsi per consentirci quindi tutto questo. Mese di agosto lavori e quindi a settembre speriamo davvero di fare l'inaugurazione, speriamo che sia una bella festa di tutto il popolo di Castel Bolognese, quindi ringrazio ancora Cristina Bassi per Via Agricola e non l'ho citato prima anche il direttore di filiale Manuel Ricci che ci ha seguito più da vicino in questi mesi con l'architetto Foschi al quale abbiamo telefonato non poche volte per riuscire a sgavagnare i problemi un po' più banali, se vogliamo, burocratici. Ringrazio naturalmente Esther, la sua veste di vice sindaco e un po' di referente, di collante, di coordinamento, di stimolo per tutto il tavolo sociale. Ringrazio Iris per la partecipazione di questa mattina per svolgere questo ruolo di coordinamento delle poli. Tutti voi, grazie a tutti voi e a tutti noi, un buon lavoro. Castel Bolognese dimostra, credo con oggi, che la ripartenza del post-Covid può avere anche dei lati positivi e dovrà avere fiducia perché sa di poter contare gli uni sugli altri e su tutta la comunità. Grazie a tutti e buona giornata.